qui la nostra prima accensione, basta tenere premuto questo. E ora vediamo un pochettino per l'app come funziona. Prendiamo il cellulare e sul libricino abbiamo il QR code per scaricare l'app. Allora, ok, Android, iOS. Facciamo così. Cerchiamolo prima se c'è nell'Apple Store. Vive. Ecco qua. Sì, già c'è. C'è già nell'Apple Store, quindi potete scaricarlo tranquillamente. Ok, sì, si può scaricare sia sull'Apple Store già direttamente. Ora proviamo con Android. Andiamo pure con Android. Android c'è, si sta installando. Quindi trovate questo simbolo qui. Tengo, mette fuoco, ecco qui. E poi facciamo, vedete, si sta là. E apriamo l'app. Quindi si apre l'app. Scusami, che fai? Ma sei qui? Allora, qui si accende. Ecco qua, qui, ecco qui, vedete? Qui lo accendiamo. E si accende. Una volta che si è acceso, facciamo aggiungi dispositivo dallo smartphone. Ci fa scegliere il tipo di modello. Eccolo qui, ci consenti, dobbiamo consentire tutti perché altrimenti non va bene. Allora, ecco qui, ora è messo in modalità configurazione. Ok, e ti dice prego connettersi al Davis. Quindi ora lo sto cercando. Lo cerchiamo tra le connessioni wifi. Eccolo qua, DTT. E capo la password. Vabbè, giustamente. Non si può collegare. Questo è anche il bello. Ah, beh, ovviamente c'è anche l'app per il computer. Allora, quando inizia a lampeggiare così, dopo aver premuto per 2 volte, il telescopio si posiziona in modalità di collegamento. Quindi selezioniamo la wifi del telescopio che si viene a creare. Allora, ecco qua. Bisogna attendere un po' che compare l'hotspot se ci sono un po' interferenze di rete, quindi bisogna stare attenti da questo punto di vista. Poi il telefono si connette, no? E dice attenzione, ci guarda questa connessione, non ha connettività internet. Puoi connetterti comunque? E noi abilitiamo, comunque gli diciamo di sì. Quindi ci avvisa che non abbiamo nessuna connessione a internet, però l'applicazione riconosce che è collegato. Quindi ci dice start. Ovviamente ora abbiamo il tappo. Ci togliamo il tappo davanti. E come possiamo vedere, inizia la camera, inizia a vedere i colori. Ok? Ora cosa facciamo? Giustamente sta andando da qualche parte, cerchiamo di mettere a fuoco l'immagine. L'immagine non va a fuoco, forse stiamo puntando in parte fino al muro, giustamente. Ecco qui, lo possiamo bloccare. Ecco qua, allora mettiamolo qui il telefono, così possiamo vedere quello che stiamo facendo e possiamo bloccare il telescopio. Ok, ecco qua. Poi da qui mettiamo a fuoco.
siamo troppo vicini, quindi dobbiamo un po' allentare. Ecco qui, ecco perché c'è questo. Ecco qua, abbiamo preso qualcosa da qualche parte, però possiamo dire che l'immagine si vede. Non so se voi la vedete. Ora vi faccio vedere. Ecco qua. Sì, ecco qui, sì. Questo qui è un comignolo da qualche parte laggiù. Considerando che sta venendo attraverso i vetri, quindi considerate anche questo. Ecco qua, vi faccio vedere, così vedete con me. Ecco, questo qui, vedete? Quindi il telescopio sta aprendo. Ora, ci siamo. Il telescopio è connesso e funziona. Va bene? Allora, prendiamo lo zoom. Ecco qua. Ora cerchiamo un po' di capire cosa si può fare con quest'altro. Quindi rigiriamoci il telescopio dalla parte nostra. Ovviamente, ora è fuori fuoco, però vediamo un pochettino cosa fa. Possiamo regolare l'esposizione, il gain, abbiamo diverse impostazioni. Poi vediamo un pochettino l'enciclopedia. Vabbè, qui ci sono le costellazioni, è tutto. Quindi, un album. Allora, il telescopio, da quello che sto vedendo, non è, come dire, computerizzato, quindi si muove completamente manuale, quindi la facoltà è quella che io muovo il telescopio e posso vedere direttamente dallo schermo quello che il telescopio mi sta puntando. Poi c'è un'app dove mi dà le costellazioni, quindi posso vedere in base alle costellazioni, mi dà delle informazioni e quindi diciamo che mi aiuta un po' a capire qualcosa, però ovviamente non ho controlli particolari, quindi niente di particolare. C'è una semplice enciclopedia, c'è una guida qui così. Ok, quando faccio start, quindi alla fine è un telescopio che ha una camera digitale dove io attraverso questa camera posso osservare direttamente gli oggetti e posso vederli direttamente. Questa è la funzionalità di questo telescopio, però non ha inseguimenti computerizzati, quindi da quello che vedo no. Può registrare fino a 4K come risoluzione, ha una risoluzione fino a 4K. Si possono fare fotografie, singole foto o in sequenza, questo si può comandare. Si può regolare l'intensità della luce. E questi sono i parametri qui. Poi vediamo, abbiamo il contrasto, saturazione, bilanciamento del bianco, ci indica la batteria. Quindi com'è la batteria, a che punto è. Quindi ci fa vedere, abbiamo un catalogo di album, foto,
Poi qui possiamo dire se registrare o meno. Ok, possiamo scattare una singola foto e poi possiamo regolare l'esposizione. Ecco qui, esposizione, dine, lo zoom, abbiamo anche un zoom digitale. Quindi questi sono i classici controlli che possiamo fare. Quindi l'esposizione dine è interessante soprattutto per le stelle, oggetti più deboli, che possiamo provare a vedere con questo telescopio. Per il resto non ci sono altri controlli, quindi non abbiamo, non possiamo fare più app, quindi c'è soltanto l'applicazione e basta. Quindi si accede al dispositivo e si vede in tempo reale. Quindi è un telescopio adatto per, molto adatto per, diciamo, per chi vuole avere uno strumento portatile, perché comunque la borsa è tutto sui piedi, e vuole qualcosa di smart, quindi uno col telefonino può guardare, però ovviamente bisogna sempre puntare e cercare gli oggetti, quindi non c'è un qualcosa di computerizzato, quindi è uno smart telescopio, smart telescope, telescopio smart, come lo vogliamo chiamare. Però non ha altre caratteristiche. Certamente la lente è abbastanza grande, quindi possiamo dire che dal punto di vista di costruzione il tubo è ben fatto, la qualità dei materiali nulla da dire. Forse questo qui serve un po' la frizione per regolare il controllo. Ma dobbiamo approfondire un po' meglio questo strumento. Per ora il video finisce qui. Ci sarà un prossimo video dove faremo la dimostrazione, vedremo cosa si potrà fare con questo strumento, cosa si potrà osservare e quindi approfondiremo meglio questo strumento. Per chi vuole vi lascio il link in descrizione se qualcuno è interessato all'acquisto o ha maggiori informazioni sullo strumento. E mi raccomando, iscrivetevi al canale per seguire gli altri video per questo telescopio, per altri strumenti, per altre cose riguardanti l'astronomia, e ci aggiorniamo al prossimo video. Va bene? Ciao, mi raccomando, iscrivetevi. Ciao.